Sì, i due temi importanti di Spilimbergo Fotografia 2008 sono quelli dei confini e della memoria. Le mostre fotografiche sono 12 e sono iniziate a partire dal 4 di luglio. Nel campo della memoria vorrei citare la mostra che si svolge a Villa Savornin alle Stances, che si intitola Case di cartone e riguarda la memoria della vita delle persone che hanno subito il disastro del Vajont e che hanno abitato per 40 anni nei prefabbricati di Claut. Poi, sempre sulla memoria, abbiamo delle fotografie che riguardano l'emigrazione e che sono visibili presso il palazzat di Cavassonuovo, mentre invece per quanto riguarda i confini, oggi siamo qui a vedere la mostra Confini e frontiere. Negli spazi espositivi della provincia di Pordenone, in Corso Garibaldi, e proprio abbiamo voluto affrontare questo tema per fornire degli elementi di riflessione in una regione come la nostra, che l'anno scorso ha vissuto un momento esaltante, importante, che è stato quello dell'abbattimento del confine con la Slovenia. Quindi, dopo il momento dell'euforia, abbiamo fornito elementi di riflessione, proprio a partire da queste immagini che sono quelle del confine di San Pelagio, visto proprio soltanto alcuni giorni prima dell'abbattimento dei confini lo scorso anno. La mostra di Pordenone è suddivisa in quattro sezioni, si parte appunto dai confini della Nuova Europa e proprio dal Carso Triestino e con le opere di Andreasi, per poi passare ad una visione forse più archeologica di ricerca dei segni della cortina di ferro con le fotografie di Lorenzo Vitturi, e poi si prosegue nell'ambito del concetto di frontiera aperta e della convivenza, e quindi ci sono i lavori su Gorizia di Guido Guidi e di Fabrizio Cicconi e Kai Uwe Schulte-Bunert. Le ultime due sezioni sono rappresentate da vecchi e nuovi muri e qui abbiamo la presenza di due maestri che sono rispettivamente Mario Dondero e Bernard Plossu, che abbiamo premiato con il premio Friuli Venezia Giulia Fotografia Dondero e con l'International Award of Photography patrocinato dall'Unione degli Industriali di Pordenone, Bernard Plossu. Ecco, i confini di cui si occupano questi due maestri sono quelli rappresentati dal muro di Berlino, un po' il simbolo, ma anche dalla frontiera fra Stati Uniti d'America e Messico. Ma direi che ormai il Friuli non è più una terra di confine, inteso come confine statuale, perché questo è stato superato. È senz'altro una terra di frontiera, di convivenza, dove ci sono identità multiple, come è giusto che sia, in un posto che è ricco di storia e ricco di confronti, e credo che questo possa emergere anche da una mostra come quella che proponiamo qui a Pordenone.